Ciao a tutti ragazzi, sono Crysis e oggi siamo tornati su Clash Royale. Era davvero tantissimo che non facevo un video su questo gioco, ragazzi. Forse da quando sono riuscito a buttare nel cesso 500 coppe. Potrebbe essere. Ed oggi siamo tornati qui con nuovi spacchettamenti e nuove sfide, ragazzi. Come vedete qua ho un baule magico da aprire. Non potevo non condividere questo spacchettamento insieme. Finalmente uno spacchettamento epico. Avremo addirittura due carte epiche. Cominciamo per gradi, quindi partiamo subito, baule omaggio. Andiamo a vedere. Soldi come al solito, due carte, quindi vabbè, bombarolo, vabbè. E il cavaliere, va benissimo, ok, va bene così. Secondo baule, andiamo ad aprirlo subito. Oh, questa volta abbiamo anche le gemme. No? Non so, tre carte. Attenzione, attenzione, ho trovato la carta rara come seconda. Potrebbe essere una carta epica come terza. Intanto il domatore posso portare avanti. Epica! Il Pekka! Sì, mi mancava! Oddio ragazzi, oddio! Siamo partiti alla grande, ragazzi, siamo partiti alla grande, c'è ancora da aprire un altro baule con altre carte epiche. Siamo partiti fortissimo. Oddio che culo il Pekka. Dobbiamo subito provarlo nel mazzo che vi farò vedere dopo. Adesso baule della corona. Non troverò mai un'altra carta epica adesso. Oddio, gemme, meno male, 4 gemme, bene, 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 bene. L'orda di sgherri, le frecce, gli arcieri e niente, vabbè, capanna dei barbari. Ed eccoci qua, spacchettamento epico, baule magico, andiamo ad aprirlo subito. Monete, tantissime, bene, facciamo subito l'upgrade di quello che c'è più necessario. Poi, cannoni, va bene, va bene. I goblin, ok. Lancieri addirittura. I barbari, attenzione, tra poco cominciamo. I giganti. L'upgrade del gigante. Ok, le ultime due carte sono le due carte epiche. Andiamo a vedere. Io voglio la mongolfiera, ragazzi. Voglio la mongolfiera e la gelo. Mongolfiera e gelo. 8 capanne barbe. Qui vuol dire che saranno due carte epiche. Quindi un upgrade di qualcosa della stessa carta. Ragazzi, spero sia la mongolfiera a questo punto. Oh no! Il barile go due barili goblin. Oddio, vabbè. Okay, mettiamo intanto ad aprire uno scrigno. E cominciamo con le nostre battaglie. Oggi cosa faremo? Andremo a provare tre mazzi. Il primo sarà questo, con il costo medio di 2,5 di Alisir, quindi una cosa velocissima, fatta ovviamente di piccoli goblin e scheletrini che rompono le balle. Proviamolo subito, andiamo a vedere. Battaglia, dai! Eccoci qua. Oh, è da un po' che non gioco in live con voi, quindi non so come potrà andare. Comunque, partiamo. Elisir, lui ha mandato già un pecca. Ha mandato il mondo, subito. Vabbè, noi fermiamo un po'. Mandiamo gli sgherri dall'altra parte. Lui ci ha fermato tutti, ma non demordiamo. Dai, mandiamo il. Chi era lui? Il cavaliere. Tanto stiamo zappando di là piano piano. Non c'è assolutamente problema. Oia, 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 oia. Manto ho le frecce. Ovviamente questo mazzo gioca sul fatto di mandare più truppe possibili verso le torri nemiche. Quindi mettere in difficoltà seria l'avversario con tante truppe e lui non sa più dove attaccare. L'unica cosa efficace contro questo sarebbe praticamente le frecce. Adesso vi faccio vedere. Comincerò a mandare. Ah, qui gli sgherri dovrebbero essere più che sufficienti. Però mi è andato anche un piccolo peck. Bastardo picchino. L'hanno fatto superare. Accidenti a loro. Va bene. D'accordo. Adesso tutto alla carica. Tutti su, tutti su. No, c'è il principe, bastasu. Vieni qua. Fermate il principe! Dai, scheletrini sono efficacissimi. Oh, intanto stiamo buttando giù una torre di là. No! Manca pochissimo, ok. Stiamo per buttare giù una torre. Questo mazzo sembra efficace contro questo avversario. Bene, 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 bene. Ok, di qua. No! Ok, ricarichiamo. Manca 20 secondi e poi comincia il divertimento serio, ragazzi. Allora, con i lancieri, penso due lanci dovrebbero far fuori. Accidenti, manda tutto loro. Sbagliato, sbagliato. Sì, poi. Vai, ora ci butta giù la torre. Sta a vedere come va a finire ora. Guarda lì che stronzi. Vai, 60 secondi. Ora mi buttano giù questa torre e non riesco più ad attaccare. Guarda che pezzi di schifi. Brutti stronzi, ti butto le frecce. Così almeno ce la faccio. Fermatelo, siamo tornati pari. Ma possiamo addirittura perdere questo me. No, la mongolfiera. Fermate la mongolfiera, no, il pecca. Oddio, stiamo perdendo.
morte là, no, le frecce, no. Oddio. Oh mamma, oh mamma, oh mamma, oh mamma. Ok, cominciamo a mandare tutto quanto su. Ho le frecce ancora, non ho le frecce, vabbè. Potrebbe essere un problema, ragazzi. Non avevo previsto tutte queste carte dell'avversario. Dobbiamo riuscire a buttare giù quest'altra torre prima che ci fotta la nostra. Ed è molto vicino alla nostra fine a questo momento. Ok, il Pekka. Sta arrivando il Pekka, zappa come un dannato. Fermate quei due barbaracci. Fermateli. Vai. Andiamo su, dobbiamo buttare giù quella torre adesso. Adesso. Ok. Oh no, oh no, oh no, 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 stanno arrivando tutti quanti. Stanno arrivando tutti quanti. Fermateli, oddio, no, 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 le frecce. Non ci volevano le frecce, fermi. Oddio, oddio. Dai, 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 dai. Tutti su adesso, tutti su, 20 secondi, incidenti. No, sì, buonanotte, la mongolfiera, non ci voleva, non ci voleva. Fermatela. Dai. Oddio. No, 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 sì. Vai, 14 secondi, tutto per tutto. Se... Ho mandato il mondo, ragazzi, questa finirà in parità. Finirà in parità questa battaglia. Spero a questo punto di finisca in parità. Oddio, il principe qui. Parità, parità, è finita così. Va bene, va bene, va bene. La seconda battaglia che andremo a fare oggi sarà molto, ma molto difficile. Perché avremo un mazzo con un costo medio di Elisir di 5,8. Ragazzi, questo qui dobbiamo essere davvero bravi. Che io non sono. Ok, ragazzi. Insomma, contro il Ross Boss, qui dobbiamo giocare bene, ragazzi, perché il costo minimo di una truppa è di 5. E qui adesso ha mandato già il mondo. Noi adesso abbiamo già finito l'Elisir con due truppe. Bene, siamo partiti peggio che mai. Però adesso esploderà tutto e dovremmo ucciderli senza problemi. Ok, si riparte da capo. Si riparte, prendiamo l'Elisir. Questo potrebbe essere magari anche un buon mazzo, però magari se avessimo le carte dell'Elisir, forse sarebbe molto, molto meglio. Vai, spaccasse. E il principe, non abbiamo truppe per contrastare il gigantone. Accidenti. Sta arrivando anche il Pekka, tra l'altro. Bene, sono molto felice di ciò. Io non posso contrastarlo con niente, tranne con gli sgherri, che adesso ce la faccio a invocarli. Sono già buttato giù una torre. No, 133. Adesso ce la fanno arrivare giù. Non ha neanche colpito una torre. Intanto, mi sono soltanto difeso. Ma non ce la fanno neanche arrivare. Oh, hanno colpito. Ok, mettiamo semmai una capanna dei barbari. Se intanto almeno qualcosa riesco a difendere. Ok, mi vanno a destra. Io devo provare a difendere a sinistra. Però adesso qui hanno messo un altro gigante. Mettiamo le truppe un po' più indietro, in modo da recuperare abbastanza Elisir quando sono vicino al ponte. Ora intanto ci fa anche da difesa, nel senso che le truppe attaccheranno prima la casetta dei barbari, prima di arrivare alle nostre torri. Però adesso è un macello, è un macello. Qua adesso devo provare a fermare questi qui, prima che mi distruggano tutto. La mia torre è finita adesso, la mia torre è finita senz'altro. Non ce la potrò mai fare, non ce la farò mai. È finita. Mi distruggano tutto. No, ragazzi, questo è un mazzo bruttissimo. Non lo consiglio a nessuno, non so neanche perché l'ho voluto fare. Io provo adesso a buttare un razzo, se ce la faccio un tempo, bam! E vabbè, abbiamo perso lo stesso, abbiamo perso per una torre, ragazzi. Mi hanno retrocesso in Arena 3. Oddio, ci do rifatto tutto. E vi rendete conto, era un'Arena 5. Ho perso praticamente 500... 500 coppe, madonna! Terza sfida di oggi, il mazzo epico. Eccolo qua. Costo medio di Elisir 4,5. Però, visto che adesso abbiamo preso anche una carta nuova epica, utilizzeremo il Pekka. Il Pekka lo utilizzeremo al posto del gigante. Va, facciamo così. Comunque, questo Pekka dovrebbe essere fortissimo. Perché io, quando me lo buttano contro, ragazzi, mi zappa come se non ci fosse un domani. E proviamo adesso questa sfida con questo mazzo epico. Dai! Poi, okay, io volevo utilizzare questo mazzo magari in Arena 4. Potevo farlo prima. Oh, questo è partito subito. Karma Shesho, karma, 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 perché adesso arrivo io, e ti butto subito un paio di goblin qua giù. Anzi, te ne butto due, usare lo specchio, metto subito le carte in tavola. Vediamo un po' cosa hai in mano tu, eh? Ah, un bel cannone,
Tu utilizzi un cannone, ho già capito che genere di giocatore sei. Giocatore che mi farà incazzare, io lo so già. Beh, partiamo con gli scheletri. Poi mandiamo, semmai, aspetta, facciamo un po'. Recuperiamo un po' dell'Isir, tanto non c'è fretta. Mandiamo il drago. E lui ha messo per il cazzo di gigante. Adesso mi tocca fermarlo, lo fa così, via. Proviamo a fuoco a mettere la strega. La strega con i suoi scheletrelli dovrebbe fermare il gigante. Ok, carichiamo il Pekka, mandiamo il Pekka. Usa la torre, lui la devo buttare giù subito la torre, altrimenti il Pekka andrà subito lì a attaccare. È lentissimo ragazzi, è lentissimo il Pekka, ma è forte, è fortissimo. Ok, ok, lui ha messo quel cavolo. Usiamo un po' di furia, dai, mettiamo un po' di... un po' di pepe. Ischia. Ah, guarda lì. Colpo, ha già zappato tutto. Lo sapevo andava alla torre, lo sapevo. Io lo sapevo. Usa gli scheletri, perché lui non credo che abbia le frecce, eh. Non mi sembra che non ne aveva le frecce nel turno precedente. Non ce l'aveva. Dai, fermate il gigante. 60 secondi, 60 secondi. Ok, adesso dobbiamo utilizzare Principe e Pekka. L'ultima possibilità. Ok, il Pekka parte lontano, ma forse non arriverà manco alla torre prima dello scalere del tempo. Ci rimane poco. Mandiamo un po' di furia, se almeno si sbriga un po' anche il nostro Pekka. Un pochino ce la fa. Andrà sicuramente al cannone. Però abbiamo il nostro gigante. Sì, il gigante. Il principe che va dritto. Oh, principe e Pekka che zappano insieme. È finita. La torre va giù subito, senz'altro. Ok, adesso dobbiamo difenderci mentre loro vanno ancora. Oddio, forse ce la facciamo, fermi tutti. Insieme che zappano insieme. Oddio, 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 oddio è vittoria, oddio è vittoria. Mamma mia, lo sapevo. Ragazzi, principe e Pekka che zappano da fa schifo. Mamma mia, mamma mia. Dai, almeno puoi farmi tornare in arena 4, bastardo. Vabbè. Visto che abbiamo comunque un po' di soldi, voglio potenziare finalmente il mio domatore e portarlo finalmente a livello 4, perché lui è forte, ragazzi. Ragazzi, anche per oggi concludo qua questo video. Sono soddisfatto di aver fatto finalmente uno spacchettamento epico. 3 carte epiche oggi, vabbè, 2 un upgrade, però almeno una nuova ce l'abbiamo nel nostro mazzo. Ed è fortissimo, come abbiamo visto, insieme al principe. È la fine, non c'è più niente per nessuno. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi!